questo percorso. Amore, posso vederlo? Una passeggiata in spiaggia. 20 euro. Chiamiamo la spiaggia. No. Ciao ragazzi, benvenuti in questo video che sarà un altro vlog in gara. Ci troviamo a Marsala, in questa stanza, non è d'albergo, è una casa. E allora, ieri non abbiamo fatto video perché è stata una giornata un po' così, nel senso c'era tantissimo vento e penso che il cavallo fosse molto agitato, ma veramente tanto. E tipo qualche settimana il suo spirito da stallone si è risvegliato magicamente, sembrava dormiente, invece c'è. E infatti ieri ha viaggiato con due cavalle e non l'avesse mai fatto. Cioè, secondo me era proprio veramente distratto da questa cosa. È stato un po' traumatico per lui, secondo me, viaggiare con due femmine, impazzito. Mi hanno raccontato che ha fatto casino tutto il tempo in van e pure in box, appena messo con di fianco la cavalla, impazzito ovviamente. E un po' il vento fortissimo, un po' questa agitazione per le femmine, un po' tutto, l'ho trovato un po' distratto. E nell'accento, che ieri era tempo, stava andando benissimo il percorso, mi stava piacendo tanto, stava facendo dei salti bellissimi, ma comunque non lo sentivo lui, cioè non sentivo che era un po' strano, c'era qualcosa che non andava. Infatti sul lotto di una linea semi spezzata, diciamo spezzata linea, mi ha rifiutato un salto per la prima volta da quando lo monto, e non si sa come, non si sa perché, forse la distanza, forse la distrazione, insomma, qualcosa è andato storto. Ci ho riprovato e l'ha fatto, ma un po' titubante, e poi lì mi sono totalmente persa io. E andando sul 9 già la mia convinzione non c'era più e mi ha rifiutato anche quello e mi sono fermata. Sempre con lui ha fatto la gara anche il mio fidanzato, la sua prima gara tra l'altro, ha fatto un 80 e hanno fatto un bellissimo netto, ma lo vedevo che anche in quel percorso non era in lui, ha fatto dei cambi di galoppo che non servivano, insomma, se di solito è spaziale ti aiuta tantissimo. Ieri ci ha messo un pochino in difficoltà, ma nonostante questo gli ha fatto un bellissimo percorso e hanno portato a casa il primo netto. Bello! Già pronta per andare in concorso e adesso andiamo a dar da mangiare i cavalli. Diamo una siringhetta a Hobbs per dargli un po' di energia, siccome ieri comunque ho fatto due percorsi e ne farà due altre oggi. E nulla, ci vediamo in maneggio. Siamo arrivati in maneggio, abbiamo dato il pieno ai cavalli, finalmente colazione, e ora andiamo anche noi. Thank you.
invece per un motivo X arrivi più vicino a fare un salto dove non sei con un bucolombo, sei dietro per terra. Hanno fatto un po' di vabbè, hanno messo dei percorsi difficili e alti, soprattutto più del dovuto. Comunque anche oggi non abbiamo fatto netto, anzi 4 penalità. Non so cosa sia successo in realtà, forse la mia ansia probabilmente, ma dopo il primo rifiuto sono tornata indietro e ci ho riprovato e mi ha fatto un salto immenso, ovviamente, e abbiamo finito il percorso, direi anche discretamente. Molto, era molto bene. Bello, alla fine ha saltato bene e l'abbiamo finito così. Poi dopo la gara siamo andati a fare una passeggiata in spiaggia. 20 euro. Chiamiamo la spiaggia. No. Siamo fermati a fare benzina nel frattempo, comunque dicevo. Dopo il percorso siamo andati direttamente in spiaggia. La fortuna di questo maneggio è che è attaccato a una piccola spiaggettina in cui si può entrare e passeggiare i cavalli in acqua ed è bellissimo comunque. Un po' e siamo tornati indietro, abbiamo mangiato, abbiamo caricato i cavalli in van e adesso il cavallone in viaggio messo a casetta e spero di trovarlo tranquillo domani. Rieccoci, siamo a casa, come vedete, ormai avete già conosciuto questa location.
Volevo farvi vedere come ultima cosa le coppette che ha vinto. Non io, perché vi ho già raccontato che è successo. Questa è quella di ieri, mi confermi? E questa è quella di oggi, sono veramente carine. Comunque, io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale, mettete like se vi è piaciuto il video e se vi va attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video.